Momento importante per AFP, si festeggiano i 70 anni, questo è il primo di una serie di eventi che appunto verranno organizzati per questo anniversario così importante e che innanzitutto le chiedo che momento è, cosa significa, quali sono le emozioni per questa ricorrenza così importante. Sì, grazie. Portiamo avanti in questo 70° anniversario una storia che dura da tanto tempo e che è stata ricca di successi di un'azienda che tutt'oggi è attuale, contestualizzata e che si sta affermando anno dopo anno, sviluppando la propria attività, crescendo. Cogliamo questa occasione dei 70 anni per veramente portare l'immagine di FP, farla conoscere ancora di più e raccontare soprattutto quello che è il lavoro quotidiano che viene svolto nelle nostre quattro sedi, due a Dronero, una a Cuneo e una a Verzuolo. Ecco, quindi insomma, tanta storia alle spalle, ma tanto anche futuro, no? Perché volete andare avanti e crescere sempre di più. Assolutamente sì, non è tanto il motore, lo sviluppo, la crescita, ma quanto l'essere contestualizzati in un momento in cui la formazione, soprattutto la formazione professionale, è importantissima e sarà oggetto, di grande attenzione e anche destinataria di grandi risorse nei prossimi anni. E noi siamo qui per il nostro piccolo cogliere questa opportunità e scaricarla a terra su quello che è il nostro territorio. 70 anni non sono pochi, un compleanno tondo, un compleanno importante, un compleanno in cui noi vogliamo celebrare sostanzialmente il dono, la gratitudine e il senso di responsabilità sociale che riversiamo sul territorio. Questo è il primo appuntamento dedicato ai servizi al territorio. È fatto a Cuneo perché Cuneo è uno dei nostri tre centri, via Tiziano Vecellio 8 c'è cioè uno dei nostri CFP. Poi il 21 di marzo saremo a Verzuolo, Palazzo Drago, per celebrare i servizi al lavoro e infine l'appuntamento più importante sarà il 12 aprile a Dronero, Cinema Teatro Iris, con un convegno con tutti i centri salesiani italiani per celebrare il modello educativo della formazione professionale. Siamo ovviamente emozionati, ovviamente grati, ovviamente responsabili di tutta una serie di impatti che la nostra agenzia ha sul territorio. Quindi siamo davvero ingaggiati. Grazie.